Una passione che dura da una vita, un'attività di cui prendersi cura amorevolmente ogni giorno, così si potrebbe descrivere la collezione di Francesco Busana, imprenditore zumellese da sempre affascinato dal mondo dei bonsai. Ci sono circa 400 piante, alcune già ben formate e alcune in formazione per diventare dei bonsai futuri. Fra latifogli e conifere, tante le varietà presenti in quello che è un giardino del tutto speciale, capace di regalare le emozioni uniche che la natura sa donare. Si trovano ad esempio ginepri, abeti, pini, faggi, alberi da frutto, troppe per elencarle. In questi 50 anni, appunto, ho formato questo bel giardino. Molte piante sono autoctone della zona, alcune sono state importate da altri paesi orientali e alcune anche da paesi subtropicali, cioè che hanno bisogno di molto caldo e vanno riparati d'inverno. Piccole ma a volte anche centenarie, queste piante in vaso rappresentano una vera e propria arte, meraviglia fra le meraviglie all'interno della collezione, il tocco di colore dato dalle azalee. Io sono un grande appassionato e ho fatto grandi ricerche appunto per avere tutte queste varietà, che molte provengono dal Giappone, che lì anche sono ritenute una bella pianta, un bel bonsai, e come vedete ce ne sono di diversi colori, dimensioni. Passata la fioritura ritorna una pianta normale. Non c'è dubbio, la collezione del signor Francesco, esposta al pubblico anche in occasione di iniziative come la tradizionale rassegna Mele a Mel, appare come un piccolo angolo di paradiso verde nel cuore di Borgo Valbelluna. Sono le mie creature qua. Qui io, anche se faccio fatica, se sudo e mi sporco le mani, ma sono felice.